prima di andare indietro, cerchiamo di inserire le dita all'interno e quando portiamo il peso strecciamo le braccia, la destra va verso l'alto e la sinistra verso il basso. Adesso quando portiamo il peso al 3, le braccia cosa fanno? Si scambiano, quindi la sinistra sale e la destra scende. E nel 4 ci mettiamo in movimento contrario, quindi le spalle sono rivolte verso il centro. Trasferiamo il peso, cambiamo le braccia e da qui mentre mandiamo la gamba iniziamo a preparare il braccio sinistro che fa un cerchio. Un cerchio, da qui ci ruota sopra e vado in avanti. Adesso quando ci giriamo cerchiamo di mantenere i gomiti e le mani ferme. E di nuovo faccio il passo indietro, inserisco le dita all'interno, vado su, 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 streccio, 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 nel 3 cambio, quindi la sinistra sale, la destra scende, e nel 4 ci mettiamo in movimento contrario, trasferisco il peso, cambio, all'1, 2, 3, e 1, vai più veloce, 2, 3, 4, 1 e 2, 3, 4,